Amici di LucaniaTV.it, un cordiale saluto a tutti, ancora una volta da Pino Carlomagno, ancora una volta alla conduzione di questa rubrica online. Oggi parliamo di teatro e di talenti, talenti che sono nascosti nelle nostre zone, Basilicata, Calabria e via discorrendo, perché io voglio sempre dire, poi vi presenterò l'amica che credo sia già inquadrata su Skype dal nostro Di Bella, perché... Ripeto, l'ho sempre detto, lo ribadisco anche oggi. Io vi ricordo che la Basilicata, come anche le regioni vicine, non sono solo così nomi altisonanti, come può essere Rocco Papaleo, come può essere qualche altro grande nome. Abbiamo dei talenti nascosti che per vari motivi, magari ce lo dirà lei tra poco, non vengono completamente fuori, però sono veramente bravi. Se voi credete in me, e io lo so che mi seguite con affetto e mi credete, mi darete ragione. Poi, la vita prende varie vie, a vari percorsi, ma mo ce lo dirà lei perché ci arriviamo piano piano. Lei è Elvira Scorza, classe 1992, nata a Cosenza. Questa ragazza, dopo la laurea al DAMS di Bologna, decide di intraprendere un percorso di formazione attoriale, approdando alla scuola per attori del Teatro Stabile di Torino, lavorando con persone come Malosti, Sinigaglia, La Nera. Negli anni ha approfondito l'interesse per la drammaturgia grazie ad alcuni progetti teatrali, tipo Esodi, progetto della compagnia teatrale dell'Argine, oppure con l'incontro con alcuni drammaturghi come Linda D'Alisi, Mariano D'Ammacco, Gabriele Di Luca. Insomma, un bel pedigree, un bel curriculum per la nostra Elvira, che ringrazio per l'intervento qui oggi a online. Elvira, allora, abbiamo proprio velocizzato, volato sui tuoi dati anagrafici e sul tuo percorso teatrale. Come nasce questa passione per il teatro? Allora, intanto grazie per questa bella chiacchierata. Questa passione per il teatro nasce in realtà da un incontro felice nel territorio, quando ero alle scuole medie, qui a Praia, nella libreria di Praia, allora gestita da Pasquale Lanzillotti. Grazie a Pasquale, appunto, ho avuto modo di partecipare a un laboratorio teatrale finanziato dal comune, insomma, era un'attività prevista dal comune, aperta a tutti, e io lì ho capito, avevo 15 anni, 13-15 anni, insomma, ho capito che esiste questo mondo, che è un mondo nel quale mi sarebbe piaciuto lavorare, e quindi grazie appunto a questo discorso sul territorio mi tocca molto perché io ho iniziato grazie a un incontro fortuito sul territorio, sono stata molto fortunata, insomma. Senti, Elvira, normalmente è di prassi, almeno le persone che ho intervistato io in questi anni di televisione privata, di televisioni locali, è di prassi iniziare a scoprire di essere attori con la recitina di Natale all'asilo, alle scuole elementari. E da là incomincio a capire, ma forse potrei tentare un giorno, quando sarò grande, veramente la via della carriera d'attore. Tu pure hai iniziato seguendo sta trafila? Devo dire di sì, devo dire che accanto all'esperienza della compagnia di teatro popolare c'è la recita, c'è l'incontro con De Filippo, che è un autore che ho avuto la fortuna di incontrare a scuola, c'è l'incontro con Pirandello, c'è la voglia di vedere un po', appunto di provarsi, no? Con queste parole che sono molto belle, che ricordano anche un po' da vicino la nostra tradizione, penso a Natale in casa Cupiello, che è un testo che affrontiamo tutti, per fortuna, almeno a livello amatoriale, poi è spesso il punto di inizio. Io in realtà ho visto tanto De Filippo, mi ricordo che ero una grande appassionata delle trasmissioni, quelle della Rai, che si facevano il Sì. sabato sera. E da lì poi ho avuto voglia di intraprendere questa esperienza. E poi sì, le recite scolastiche le ricordo con grandissimo piacere. Ricordo un uomo dal fiore in bocca fatto al liceo con sommo disappunto dei miei compagni di classe che volevano qualcosa di più leggero, però poi in realtà ci siamo imbarcati in questa impresa e l'abbiamo fatto. Ed è stato uno dei momenti in cui mi sono detta, però
Che bello, quasi quasi lo faccio come messa in tastiera, senza immaginare purtroppo quello che poi sarebbe accaduto al mondo dell'arte. Elvira, se una persona nasce a Milano e a un certo punto della sua carriera, della sua vita scolastica, dice mamma, papà, voglio fare l'attore, voglio fare l'attrice, babbo. Se una persona nasce in Basilicata, in Calabria, e dice a un certo punto ai genitori, voglio fare l'attrice, a parte, credo, la pandofola appresso e la classica espressione, no, ma che fai a fare l'attrice, ma come cambi? Tu come hanno reagito i tuoi, se gliel'hai detto subito? Io gliel'ho detto, sì, in realtà mia mamma mi racconta che da sempre, anche quando ero piccolina, avevo una grande fascinazione per la recitazione. Io ho la fortuna di avere un papà cinefilo, quindi mi ha cresciuta a pane e film, quindi in parte il mio papà è anche, come dire, fiero e orgoglioso. Poi siamo sia io che mio fratello che abbiamo scelto questa strada. Mio fratello è più orientato sul cinema, io sono rimasta fedele al teatro. Loro sono stati molto cordiali con la mia scelta, anche se, come dire, anno dopo anno, non dico che me lo rinfacciano, però ci guardiamo fissi negli occhi e ci diciamo bene, fatto questa scelta, però mi sembra che non ci sia mai un punto di arrivo, a meno che non è la fortuna appunto di diventare un personaggio, però è sempre uno stare sul limite, no? Se sempre a rincorrere il progetto, sei sempre lì a cercare di barcamenarti, però in realtà sono contenti, devo difenderli, su questo sono stati contenti mamma e papà, anche se papà all'inizio ha detto ma non potevi fare giurisprudenza pure tu, che stavamo tranquilli, invece no, mi sono dissociato. Senti Elvira, il teatro in Calabria, il teatro al sud, il teatro al nord, hai avuto l'esperienza allo Stabile di Torino, le differenze ci sono secondo te? Sì, ho avuto esperienza anche allo Stabile di Bolzano, proprio per parlare del nord-nord, e poi ho lavorato a Palermo lo stesso anno, quindi è proprio un argomento caro. Ci sono all'interno del sistema teatrale, al sud il teatro Stabile da Napoli in giù non esiste a livello di istituzione, quindi spesso sono realtà che hanno dei finanziamenti molto più piccoli, quindi sono realtà molto più tenaci, molto più, passatemi il termine, cazzute, che si danno da fare, e quindi c'è sempre uno spirito forte di resistenza, di lotta, c'è anche un grande significato politico nelle realtà teatrali al sud, almeno per quelle che io ho conosciuto, no? Sono stata a questo festival che io amo, Primavera dei Teatri, a Castrovillari. È bello vedere una realtà che da 20 anni giù in Calabria crea un festival importante a livello nazionale. Al nord non dico che sia più facile, però diciamo che c'è più storia, ecco, quindi è molto più normale, mi verrebbe da dire. Al sud c'è ancora tanta strada da fare, o meglio, forse non abbiamo investito, mi permetto di dire, a livello proprio politico, istituzionale, tanto su questo tipo di realtà. Si è preferito altro, si è preferito investire su altre cose. E questo è un po' il dato di fatto, perché ripeto, quanti teatri stabili ci sono nella nostra regione, ma anche in Basilicata, insomma, non solo in Calabria. Come se da Napoli in giù tutto morisse e poi rinascesse in Sicilia, nella Puglia. E noi perché? Cosa ci manca? È una domanda che mi faccio da un po'. E purtroppo io la rivedo, la risposta, cioè chiedo conto un po' alla comunità, alla società e quindi anche un po' alla politica del perché giù al sud le cose non sono così, non c'è un percorso, cosa che invece al nord c'è. Non pensi che forse sia ancora preso sotto gamba l'argomento teatro? Magari un turno sì. Ci sono altre cose più importanti, il teatro viene dopo. Che dici? Assolutamente, ma sì, è così. E poi tra l'altro siamo in un periodo storico in cui lo vediamo. La cultura è presa sotto gamba, è pur vero che riuscissimo noi attori, parlo della categoria proprio dei lavoratori, non parlo dei dirigenti perché non lo sono e non ho idea di cosa voglia dire gestire un teatro, però noi manovalanza reale, artigiani del fare, se noi riuscissimo veramente a far capire col nostro lavoro
che invece avere un teatro può voler dire avere dei cittadini più consapevoli, può voler dire avere delle persone che hanno una cultura e quindi hanno un senso critico e quindi sono dei cittadini anche più impegnati nel vivere sociale e civile, forse le cose cambierebbero. Però sì, di base Kama fa questo teatro è un po' la linea conduttiva e vabbè, è una battaglia che va combattuta. Poi siamo anche in un periodo storico in cui mi rendo conto che dire una roba del genere è come dire vabbè, mo veramente vuoi venire a parlare del teatro? E io questo faccio nella vita però, quindi sì, parlo di questo. Ecco, mi anticipi una domanda. Il periodo che stiamo vivendo è brutto. C'è stata l'ennesima mazzata del DPMC l'altra sera, che prevede proprio di nuovo teatri chiusi, cinema chiusi, la cultura e l'arte in generale hanno beccato un'altra bella botta. Che ne pensi te? Che ne penso? Allora, io sono molto arrabbiata con... faccio un autoesame di classe, purtroppo sono in un periodo un po' tanto, mi verrebbe da dire politico della mia vita, nel senso che noi siamo stati i primi a fermarci a febbraio. Da febbraio ad adesso noi come lavoratori potevamo far sentire un po' di più la nostra voce, secondo me. Invece siamo ripartiti abbozzando, siamo ripartiti un po' accontentandoci, alla fine non siamo arrivati pronti a gestire questa emergenza sanitaria, perché poi alla fine di quello si parla, e quindi ci hanno richiuso di nuovo per primi. Credo che sia giusto dire che è un segnale orribile dal punto di vista proprio del ruolo che la cultura e l'arte hanno in una società, perché come a dire vabbè, quindi alla prima cosa chiudiamo cinema e teatro. Poi in realtà questo giro devo dire che mi sento meno sola. C'è anche tutta la categoria della ristorazione che ha subito una bella batosta, quindi sì, c'è la rabbia, ma c'è anche tanta... mi sono sentito un po' Cassandra, sinceramente, perché io è da febbraio che dico ma ripartiamo, ma come ripartiamo, ma poi cosa succederà, ma quindi cosa faremo, e quando poi effettivamente il provvedimento è stato questo, ho proprio detto ecco qua, mi dispiace perché... questo è l'anno in cui è uscito questo mio libro di poesie ed era l'occasione per rincontrare tante persone in giro e stavano uscendo dei begli appuntamenti e tutto si è troncato, perché non è che si è fermato solo il teatro e il cinema, anche le librerie hanno delle limitazioni abbastanza grosse, c'è tutto il mondo un po' della vita sociale, ecco, questa è la cosa che più mi preoccupa, della vita, degli incontri, e quindi dobbiamo forse... più che lamentarci, che è giustissimo, per l'amor di Dio, perché io sono fortunata, io sono tornata da mamma e papà, c'è gente che ha una famiglia da campare, quindi capisco che ci sia la rivendicazione, però forse dobbiamo fermarci e questa volta veramente pensare a come ripartire. E io mi permetto di dire che per noi artisti del Sud è un'occasione ghiottissima, perché forse possiamo immaginare un mondo diverso anche nel piccolo, nelle nostre realtà territoriali che invece sono sempre state emarginate, perché appunto, come dicevi tu, se uno vuole fare teatro a Milano, vabbè, se lo vuole fare in Basilicata o in Calabria, banalmente dici e dove vai? Dove lo fai? Senti Elvira, tu come attrice, ma come donna soprattutto, come stai vivendo questa epidemia? Che in Calabria pure Benedica ha avuto vari casi di positività, ahimè, eh? Sì. Sì, beh, come l'ho vissuta? La sto vivendo come un'occasione per appunto raccogliere le forze, ma anche per arrivare pronti a ripartire. Io non ho mai creduto nell'andrà tutto bene, ma semplicemente perché non mi piaceva il sistema che c'era prima. Quindi io non, anzi. Mi piaceva l'idea di un blocco che ci obbligasse a metterci in discussione, quindi la sto vivendo così, come un mettermi in discussione, come un cercare di capire come voglio agire quando questa situazione si placherà,
quali sono i progetti da portare avanti, quali sono invece le cose che non mi interessano e quindi per le quali possiamo anche evitare di combattere. Poi faccio anche un ragionamento da ventottenne e dico, sarà dura ricostruire una società di gente che si fida. Quella è un po' la cosa che mi preoccupa, di gente che banalmente si abbraccia quando sarà possibile abbracciarsi, naturalmente. Questo è un pensiero che un po' mi... Certo, certo, sono d'accordo con te, ahimè, per quello che è chiaro. Senti, tu hai fatto anche l'esperienza recente del corto di Muccino, questo corto sì, sulla gabbia che leggevo su Facebook, è riuscito per le sue innumerevoli polemiche a, come si, ombrare la notizia di quel giorno che uscì anche il corto, quella del Papa che apriva gli omosessuali. La notizia bomba. Che è riuscito ad oscurare questa importante notizia. Il corto di Muccino sulla Calabria, dedicato e voluto dalla compianta vostra Presidente della Regione, Iole Santelli, che abbracciamo naturalmente qui da questi nostri microfoni. Un bacio da qui, dalla terra, fin lassù. Anche tuo fratello ha avuto una particina. Beh, adesso a bocce ferme, mi spieghi e ci spieghi. Ti è piaciuto onestamente? Tanto Muccino non ci sente. Ti è piaciuto onestamente? Io glielo direi anche a Muccino, ci berrei un caffè se potessi. Non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto per delle motivazioni tecniche. Credo che i dialoghi potevano essere un attimino più, come dire, un attimino più attenti. Credo che l'idea potesse essere un attimino più centrata e puntata. Non mi è piaciuto pensare che si sia investito quel popò di soldi in uno spot, e per me quello è il problema, perché investire più di 1 milione di euro in uno spot, mi sembra che ci sia di base un'idea. Poi, per l'amor di Dio, io non ho dei ruoli istituzionali e ripeto, non so cosa voglia dire, però effettivamente mi sembra un'operazione che poteva essere un attimo pensata meglio. Non condivido le polemiche, naturalmente, avvocato del diavolo, hanno fatto un sacco di polemiche sulla recitazione, sulle cose scelte, sulla lingua, sono tutte scelte di sceneggiatura e di regia, ma io salverei anche un po' Muccino, perché è un corto commissionato, evidentemente dovevano un attimino chiarire che tipo di immagine della Calabria volessero dare. A me spiace, però oggettivamente noi continuiamo da anni a arrabbiarci, ma anche a esaltarci perché la Calabria è bella, perché si mangia bene, perché ci sono i bergamotti e perché ci sono le clementine. Poi, diciamolo, il finocchietto nella soppressata non si mette, e se io avessi saputo che Muccino aveva scritto una roba del genere, sarei intervenuta. Non lo sapevo, non lo sapeva nessuno. L'abbiamo visto, siamo rimasti inorriditi tutti. Ecco. Sì, c'è stato una querelle sopra sto fatto del bergamotto nei salumi e così calabresi, vabbè, lasciamo correre. Senti, all'inizio di questa nostra conversazione ho detto che la Basilicata non è solo Rocco Papaleo dal punto di vista artistico, la Calabria non ha, credo, il suo rappresentante, attore o cantante, eccetera, eccetera. Ci sono anche dei talenti come te, come altri. Perché? Scusa la domanda che può sembrare a Lauria se dice ciota. Cioè, un poco futile. Perché non venite fuori? Perché non ci fate venire fuori? Non lo so. Io tra l'altro, insomma, è da un po' che lo faccio questo discorso, per svariate motivazioni, tra cui che mi sono rotta le scatole di vivere nella pianura padana, basta, io non ce la faccio più, con tutto il rispetto e l'amore che ho per quelle terre e per le persone che le abitano, però basta. Non lo so, forse bisogna essere un po' crudeli con se stessi. Io parlavo con un carissimo amico compositore calabrese che mi diceva, Elvira, la Calabria non ci vuole bene. È un po' come io mi sono sentita a 18 anni un po' cacciata di casa, poi è chiaro, è un discorso che si allarga,
io ho amici del liceo che fanno delle professioni molto disparate e se ne sono dovuti andare anche loro. Nel nostro caso però me lo chiedo perché siamo, penso, tra le uniche regioni a non avere la capacità di tenere duro sulla questione artistica. E io sono disponibile, io sono qui, io ero disponibile anche a fare un corto gratuito che rispondesse a Muccino, e sono settimane che lo dico sulla scia di questa polemica, però a parte gli scherzi, è una domanda che mi sta molto a cuore e sto cercando le risposte io nel mio piccolo. Vediamo che cosa riusciremo a fare, vediamo se riusciamo a tenerla dura più di chi ci impedisce di lavorare, perché poi io di gente che ci ha provato ne conosco tanta e che a un certo punto si dice al mio paese, ma come fa? Anche qui. E quindi... Come vede il Villa Scorza il suo futuro da artista e da donna? Questa è una domanda, vorrei, non lo so, veramente forte. Da artista io spero di poter essere sempre coerente e fedele ai miei valori e ai miei ideali, il che concretamente può anche tradursi in un cambiare scelte lavorative, cambiare contesti lavorativi, lavorare in dei contesti anche difficili, più piccoli, magari autoprodotti, quindi insomma... E mi vedo sempre più impegnata, sinceramente, nello stare dietro, non dietro le quinte, sto scegliendo sempre di più la regia, la scrittura, quindi sto un po' abbandonando forse il palco nel senso di luogo principale. Come donna lo vorrei tantissimo sapere, stiamo tutti in attesa di vedere cosa mi porterà la vita. Certo che se continuano a chiuderci in casa... Che dobbiamo fare? Si fa quel che si può, però. Senti, un'ultima domanda, Elvira, prima di lasciarci. Ecco, fa conto che stanno seguendo la trasmissione molte persone, molti giovani, molte giovani donne che hanno il tuo stesso pallino. Consiglieresti loro, nonostante tutto, di intraprendere questa carriera e non uscirsene con la classica domanda della mamma dalle idee antiche, ma tu ti muri di fame? Perché è una professione che oggi sei famoso, domani no, oggi reciti, domani no, e così via. Allora, io voglio dire a tutte le donne, mi fa molto piacere questo soffermarsi sull'aspetto femminile, perché in realtà è una lotta in più quella che dobbiamo fare noi donne, lo sostengo, lo sosterrò, di essere sempre fedeli a se stesse, quindi assolutamente sì, difendete i vostri sogni, difendete i vostri percorsi, scegliete liberamente, tanto siamo in un periodo storico in cui ci moriamo di fame ovunque. La professione che era neanche il posto fisso statale, capito? È tutto un grande boh, quindi a questo punto impegniamoci per fare quello che ci piace. Tanto male che va, poi possiamo sempre dire, vabbè, ci abbiamo provato. Senti, domanda flash per una risposta flash. Prossima tua recitazione, dove e quando? E cosa? Mi piacerebbe tanto scoprirlo, no, però la cosa che adesso mi sta prendendo tanto è questo progetto su Romeo e Giulietta, dove sono regista e drammaturga. L'abbiamo fatto alla Biennale di Venezia, eravamo in concorso lì e adesso speriamo di trovare il modo per farlo crescere. E poi niente, c'è questo libro che mi piacerebbe finalmente portare in giro e anche magari, perché no, a Praia e nei paesi vicini. Bene. Grazie, un in bocca al lupo ad Elvira Scorza, e astro nascente, non esagere, non ti pigli in giro, tra gli artisti del sud, calabresi e anche lucani. Buona fortuna per tutto e grazie per questa intervista, grazie assai. Grazie a voi e vive il lupo. Arrivederci anche ai telespettatori di Lucania TV.